entriamo dentro nel merito, allora andiamo a vedere che forma precisa assume il problema delle alleanze. Per questo dicevo, forma è qualcosa che ha a che fare con la struttura razionale. È chiaro che quando io entro nel merito della politica di alleanze e quindi dico, propongo questo tipo di alleanze e non un altro, allora devo sostanziare la proposta da un'analisi economica, sociale, devo dire i processi economici sono questi, hanno queste ripercussioni sugli strati sociali, questi strati possono avere questi interessi, quest'altro, cioè devo entrare nel merito. E allora la forma che assume la politica di alleanza, delle alleanze, è strettamente legata al tipo di analisi che faccio della realtà sociale, economica, politica. Per questo dico, è sempre un imbroglione quello che dice tu non vuoi le alleanze, non è così. Il problema è sempre che tipo di alleanze, con chi, cioè quali analisi della realtà si fanno. Lo stesso ovviamente vale per il tema teoria, perché appunto, siccome la questione non è mai facciamo o non facciamo una politica di alleanze, ma quali alleanze facciamo, allora il problema è sempre che analisi facciamo del momento politico dato. E qui scatta la teoria. Che so, uno potrebbe dire, facciamo conto, che ruolo ha nell'Italia e nell'Europa attuale la piccola e media impresa. E sulla base di questa analisi uno ha un tipo di atteggiamento, un altro tipo, che ne so, nei confronti della Lega, di altre formazioni politiche, eccetera, no? Però appunto il problema è quello di analizzare i processi di fondo e su questa base indicare la linea delle alleanze. Ma allora è centrale il tema teoria. Ed è centrale, dice Lenin, anche per un altro motivo di fondo. E cioè, noi generalmente quando diciamo teoria, intendiamo una cosa abbastanza vaga e generica, cioè qualcosa che ha a che fare con l'astratto. Ovviamente questo è a livello del conversare comune, dico, all'osteria, insomma. Ma se si parla sul serio, allora bisogna cominciare a dire, no? Esiste una cosa, l'ideologia, che è fatto da un insieme di credenze, di convinzioni, le quali non hanno neanche bisogno di giustificarsi, ma che vengono accolte come vere. Per esempio, il negro ovviamente è inferiore, non si dimostra, questa è una credenza condivisa. Perché non ha bisogno questo tipo di credenza di essere giustificata criticamente? Perché non ha una funzione conoscitiva, ma la funzione di stabilizzare un ordine sociale dato. Cioè esistono alcune credenze la cui funzione è quella di, come dire, di rassicurare la gente dentro un ordine sociale dato. Mi pare un esempio clamoroso, a me colpì molto, qualche anno fa, esempi se ne possono fare a bizzeffe, ma questo mi colpì, quindi. Israele aveva fatto la solita carneficina da qualche parte e in televisione il giornalista dice, stupisce che un paese democratico come Israele faccia. Ecco, questa è però la struttura dell'ideologico, perché che Israele fosse un paese democratico, questa è una credenza indiscussa. Di fronte alla smentita, meraviglia per la smentita, non messa in questione della credenza. Ecco, l'ideologia è un insieme di credenze che vengono
ritenute vere senza bisogno di critica, senza che possano essere o si voglia difenderle di fronte a un tribunale critico e la cui funzione è quella di stabilizzare lo stato di fatto. Questo è un tipo di costruzione ideale. Ce n'è un'altra. E qui bisogna stare molto attenti, perché sennò si cadono in fraintendimenti gravi. La teoria, in senso proprio, riflessione scientifica, la riflessione filosofica legata alle scienze. Qui il problema è completamente diverso. Qui si tratta di un complesso di proposizioni, primo, di tipo sistematico, nel senso che se uno scienziato gli dice X è una legge naturale, non ve lo dice da sola, ma la mette in connessione a un'altra serie di leggi naturali, dà a questa connessione una certa forma logica, difende questa forma logica proprio con criteri logici, cioè in sostanza propone un insieme di affermazioni, di proposizioni che devono avere prima di tutto una certa forma logica precisa, chiara, esplicita. Secondo, devono addirittura indicare i modi per poter essere confutate. Cioè, voglio dire, a livello teorico, l'affermazione che si fa si presenta in maniera tale che, se necessario, può essere confutata. Non si sottrae alla critica, al contrario. Qui il problema è qual è? È che questo insieme di proposizioni hanno come obiettivo non quello di stabilizzare uno stato di fatto, ma puramente e semplicemente di conoscere. Hanno una funzione teoretica, conoscitiva. Ovviamente questo insieme strutturato, ordinato, criticamente assunto di proposizioni non è sganciato da una determinatezza storica. È chiaro che gli uomini di quella certa epoca pensano la scienza in quel certo modo perché vivono in quel certo mondo. Certo, una determinatezza storica c'è, non è dello stesso tipo della determinatezza che ha invece l'ideologia, la quale non può essere consapevole del proprio legame subalterno rispetto all'ordine sociale, perché deve garantirlo, deve spacciarlo come vero, deve rassicurare, placare la critica, quindi non arriva mai a mettere in questione il proprio rapporto con la storia, con la società, a prenderne coscienza. Deve presentarsi invece come vera. La teoria no, prende consapevolezza del proprio rapporto con la storia e quindi mette in questione anche se stessa. In mezzo c'è, come dire, l'incontro di queste due componenti, la cultura. In concreto si potrebbe dire questo, no? Voi pensate alla qualche volta sul Corriere della Sera, almeno qualche anno fa, apparivano articoli di Prigogine, il quale è un fisico e matematico di grandissimo rilievo, e il quale scriveva per i quotidiani. Ora, voi capite che quando un grande matematico, un grande fisico scrive per un quotidiano, scrive per un pubblico generico che non conosce né la fisica né la matematica. E voi capite che una proposizione che ha senso dentro l'universo matematico, dentro l'universo della scienza fisica, portata ad un pubblico che non può, che non ha dietro le spalle quell'universo, inevitabilmente diventa qualcosa di misero, di povero. Però ovviamente se io lo so, io lettore, so che Prigogine è un grande fisico, un grande matematico, leggo il suo articolo sul Corriere della Sera, ma lo so che io non posso capire veramente, posso prendere qualche spunto, ricevere qualche sollecitazione, ma poi dovrò prendere in mani di...